Fammi un quadro di sole, posso appenderlo in camera mia e finge di scaldarmi mentre gli altri lo chiamano giorno. Disegna per me un pettirosso su un muramo, così sognerò di sentirlo cantare e quando nei frutteti cesserà il canto, che io deponga la mia illusione. Dimmi se è vero che fa caldo a mezzogiorno, se sono i ranuncoli che volano o le farfalle che fioriscono. E poi sfuggi il gelo sopra i prati e la ruggine sugli alberi. Dammi l'illusione che ruggine e gelo non debbano arrivare mai. Emily Dickinson. Questa sera infatti la dedico proprio a lei, alla stupenda Emily, poetessa statunitense dell'Ottocento, la più grande poetessa americana di tutti i tempi, perché ha vissuto la maggior parte della sua vita proprio nella sua casa e quindi dentro al suo interno mentale e dell'anima, quindi alla sua vita interiore. Facendo questa preparazione ho pensato sempre a Emily perché in effetti anche nella stanza dei propri ricordi o della propria vita si può consumare l'altezza della poesia più elevata e quindi ci sarà sempre lei nell'anima questa sera che aleggerà sopra di noi, anche se la serata è una serata molto intensa dal momento che il titolo l'ho in qualche maniera stravolto, perché preparando questa serata ho pensato che non era sufficiente parlare solo di pittura e soprattutto non era sufficiente rifarmi al 400, al 500, al 600. Tant'è che nella prima parte io vi farò un excursus sintetico di come gli interni sono andati così evolvendo nella cultura dell'umanità sul nostro pianeta. Quindi nella prima parte tratterò gli interni profani, nella seconda parte gli interni sacri, e sarà così una cavalcata ma abbastanza leggera, perché non diffonderò tantissime nozioni, una cavalcata proprio nella nostra cultura, quindi nella cultura nostra, vuol dire del genere umano, non soltanto occidentale, perché dimentichiamo spesso che i nostri orizzonti debbono allargarsi al di là di quelle che sono le costrizioni mediterranee o europee occidentali. Quindi darò importanza anche ad esempio all'Oriente e in qualche modo all'America precolombiana. E sono situazioni estremamente interessanti perché la paleontologia e la paleoantropologia hanno scoperto oggi delle verità che ieri erano soltanto misteriche, per non dire altro, per cui erano praticamente fantascientifiche. Oggi invece la scienza ci ha aiutato proprio a livello di perscrutazione stratigrafica, per cui ci sono delle verità che poi forse tali non saranno al 100%, ma ci avviciniamo di più alla comprensione di questo andare nel tempo dell'uomo nella storia. Allora, ho detto, la prima parte sarà dedicata all'arte profana, quindi a parte un paio o due di opere vedremo che però parlano di soprattutto di interni, e ci sarà un excursus nel tempo proprio, come dicevo prima, dagli albori della nostra civiltà. E quindi vedete già, qui siamo a Lascaux, siamo nel Paleolitico superiore. Il Paleolitico superiore è lo strato più alto del Paleolitico. Lascaux è in Dordogna, siamo nella Francia sud-occidentale, purtroppo non più visitabili queste grotte perché la realtà della presenza umana stava per deteriorare veramente queste pitture, questi dipinti, se così possiamo dire, ecco, e questa è la sala dei tori. Dunque qui siamo, pensate alla bellezza di
17.500 anni fa. Quindi quando noi andiamo nella geologia è chiaro che ci perdiamo completamente in un mare magnum che diventa ferita, ma anche quando andiamo nella paleoetnologia ci perdiamo ugualmente, perché non parleremo come in geologia di milioni di anni se non di qualche miliardo, ma parliamo di millenni, e quindi è già per noi una misura temporale assolutamente, diciamo un parametro temporale assolutamente impensabile. D'altronde il Paleolitico è iniziato circa 2 milioni e 400 mila anni fa, quindi è iniziato con i primi ominidi, gli australopitecici, i pitecantropi, qui nell'antichità. Ora questo risale molto al Paleolitico superiore, quindi all'ultimo periodo del Paleolitico, poi c'è il Mesolitico e il Neolitico, ma 17.500 anni fa, conservati in questa meravigliosa realtà. Dunque, per quale motivo queste popolazioni che pensiamo avessero dei sentimenti, almeno i sentimenti della madre e figlio, padre e figlio, sentimenti anche di ascesa in qualche maniera spirituale, anche se non proprio religiosa, perché dipingevano queste realtà? Le più importanti sono a Lascaux e sono ad Altamira. Perché non era tanto un fatto estetico, artistico, era un fatto propiziatorio, quindi era semplicemente la loro concezione, questa realtà faceva sì che poi potessero cacciare con una maggiore vigoria, cioè portavano in queste figure quella che era la loro vita quotidiana, vivevano di caccia e di pesca, ma soprattutto vivevano proprio nella naturalità più completa. Quindi il dipingere queste figure o era propiziatorio per una caccia proficua, oppure era qualche cosa di apotropaico contro le fiere, quindi contro naturalmente una verità che poteva essere per loro molto pericolosa. Ecco, di queste ne abbiamo in diverse parti d'Europa, ma le zone più importanti sono la Francia sud-occidentale e la zona cantabrica della Spagna. Andiamo avanti, facciamo dei salti temporali notevoli, qui siamo invece già in epoca egizia. Perché? Ma perché l'Egitto poi, la sua realtà comincia proprio i primordi dal 5000 avanti Cristo, quindi siamo nel Neolitico, perché il Paleolitico finisce circa 9300 anni fa, ma 5000 anni fa comincia il Neolitico con l'intervallo Mesolitico. Allora, l'Egitto ci porta a una delle più antiche civiltà, insieme a quella mesopotamica, di cui non è rimasto praticamente quasi nulla, e a quella persiana. Invece nell'Egitto abbiamo delle realtà, come sapete, straordinariamente importanti. Ecco, questa è un'immagine di un dipinto che rappresenta la regina Nefertiti, da non confondere con Nefertari. Nefertari è legata a Ramses II, viene successivamente. Qui siamo nella 18ª dinastia e quindi è precedente, moglie di Amenofi IV, quella famosa regina di cui c'è la Nefertiti, vuol dire la bella è venuta, di cui c'è il suo busto, il suo viso al museo archeologico egiziano di Berlino, quella figura che ha mancante di un occhio, che si sa comunque essere probabilmente così dall'inizio. Allora, Nefertiti, moglie di Amenofi IV, è una regina importantissima in quel periodo, perché siamo circa naturalmente molto molto più avanti nel Neolitico, perché siamo addirittura circa a metà, anzi un po' più vicino a noi. Ecco, perché è quella regina che insieme al marito svilupparono una religione monoteistica in Egitto, fino ad Amenofi IV, suo marito e a lei, che forse era la forza di questa realtà,
fino ad allora c'era una verità politeistica in Egitto. Con lei non si venera più il dio Amon, ma il dio Aton, che è il dio sole, quindi una sola divinità. Questa cosa sarà un intervallo brevissimo, perché una volta caduta anche la sua reggenza, poi tornerà con Tutankhamon, tornerà proprio invece ancora la divinità Amon, e quindi con tutto il pantheon egizio. Qui siamo circa nel 14 secolo avanti Cristo. Ecco, quindi siamo molto al di là dell'inizio del Neolitico, siamo già in una realtà successiva. Ecco, andiamo avanti. Questo invece è un'altra realtà antica, sono interni, questo è Cnosso, e quindi siamo in una civiltà minoica importantissima nell'isola di Creta. La ricostruzione del tempio di Minosse, cioè il tempio effettivamente che ha dato nome a questa civiltà, una civiltà chiaramente mediterranea antica, ma molto antica anche questa, perché siamo circa nel 2000 avanti Cristo più o meno, insomma siamo in questa situazione qui. Qui ho segnato, se vado leggendo, infatti 2000 avanti Cristo. Dunque siamo nella realtà del colore, il colore rosso del tempio minoico. È una verità che nasce dalla cultura egizia anche questa, ma è una realtà più ludica, più in effetti spontanea nel divertirsi, nel vivere la vita in maniera totale, in maniera positiva. Ora, questa realtà era molto complessa nella sua, diciamo, nella sua struttura architettonica. Era proprio un labirinto quello dentro alla verità di Cnosso, e si passava da una stanza all'altra, ma con delle situazioni trasversali, per cui era veramente difficile ritrovarsi in questi spazi. Eppure questi spazi hanno dato origine a questa grande civiltà antica. Quello che è importante notare è che avevano anche inventato un tipo di colonna che poi i greci prenderanno, ma trasformandola addirittura, questa colonna che ha un capitello che darà in qualche maniera il là al capitello dorico, ma che ha stranamente una forma di restringimento basale e invece che si allarga andando in verticale, per cui è una verità tipicamente proprio minoica. Ecco, qui siamo in una figura, questo è il principe dei cigli proprio da Cnosso. Questo è conservato al museo di Heraklion a Creta, che è il museo più importante che conserva le perdite di questa civiltà. Ecco, passando alla civiltà successiva, quella greca, noi non abbiamo più nulla della pittura greca, a parte la scultura. Abbiamo delle realtà che si fanno proprio all'arte fittile, quindi a figure, come in questo caso, rosse su fondo nero o a figure nere su fondo rosso. Questo rappresenta il sacrificio di Ifigenia, quindi è naturalmente legata alla trilogia di Eschilo, all'Orestea, all'Agamennone, quindi di Eschilo. Ecco, perché ho messo questo? Perché in realtà questi vasi erano vasi che erano deputati proprio agli interni delle case, quindi che adornavano l'interno della casa, quindi i giardini dell'anima greca. Qua siamo invece in una verità altra. Siamo a Cerveteri, quindi alla Banditaccia, così si chiama la necropoli di Cerveteri. Fa parte, tra l'altro, insieme a quelli di Tarquinia, del patrimonio dell'umanità UNESCO. Dunque, perché io ho messo Cerveteri qui, visto che siamo in campo profano? Perché la realtà etrusca, in effetti, era molto diversa da quella che noi immaginiamo come città dei morti, nel senso che Cerveteri, l'antica Cere, era proprio una città dei vivi. Qui si consumavano dei riti proprio anche ludici dentro a questa città dei morti, a queste necropoli.
perché si pensava proprio che le anime aleggiassero e quindi era un qualche cosa che rimaneva in vita pur dopo la morte, per cui facevano banchetti, facevano feste proprio vicino a questi tumuli a Tholos. Quindi era una città dei vivi, era vissuta proprio come una città dei vivi, nonostante fosse una necropoli estesissima, ma la realtà era questa, perché poi qui c'è tutto il discorso sulla religione della Etrusca, che è fondamentale, ecco, la quale ha questi tre livelli dell'anima, di cui questa sera non parlerò, ma che indubbiamente porta a una forma quasi di spiritualità monoteistica, anche se poi avevano poi effettivamente una realtà anche, diciamo, politeistica importante, ma c'era un Dio che loro veneravano perché avevano una verità legata a un solco della Taiges, quindi un discorso molto ampio che porta a una concezione quasi monoteistica della spiritualità. Quindi avevano un senso dell'aldilà legato all'aldiquà, e quindi bisognava in qualche maniera coltivare questo legame, perché si banchettava e si così si divertiva proprio insieme agli spiriti dei trapassati. Qui siamo invece in una verità altra. Questa è la casa dei Cei, che è una casa di Pompei. Allora, chiaramente l'impluvio è una verità che si ripete sia nel primo, nel secondo, nel terzo, quarto stile pompeiano. Ora, questa è una famiglia sannitica che era emigrata a Pompei. Le immagini che vi faccio vedere risalgono quasi tutte al primo secolo avanti Cristo, al massimo al secondo. Secondo, primo secolo avanti e primo dopo. Quindi fra il 100, il 120 avanti Cristo e naturalmente il 79 dopo Cristo, l'anno della grande distruzione di Pompei. Ecco, mi piace di più, poi questa è più antica, la prossima, questa è la casa dei Vetti. Ecco, qui già vediamo la verità pompeiana, il rigore figurativo degli interni di Pompei. La pittura pompeiana è una pittura realistica, come tutta l'arte romana. Quindi le figure non venivano idealizzate, era una realtà naturalistica e molto vicina naturalmente alla vita quotidiana, al modo di esprimere se stessi attraverso il lavoro, ma anche attraverso il divertimento. Il colore era dominante a Pompei, e lo vediamo nella successiva, che era dei misteri. Eccola qua. Misteri, e questa è una villa suburbana, quindi alla periferia di Pompei, ed è perché nelle pareti sono rappresentate varie realtà misteriche che rimangono per noi misteriose. Ecco perché Villa dei Misteri, il rosso pompeiano è notissimo, e naturalmente ci sono scene anche mitologiche, ma queste in particolare sono scene che vanno nel campo dell'esoterismo addirittura. Questi sono gli interni dei nostri progenitori. Qui andiamo invece nella realtà più vicina a noi, siamo nel Medioevo, cambia completamente l'iconografia. Siamo nel tardo Medioevo, siamo nel 300, inizio del 300, e come vedete l'arte diventa molto più rattristata, nel senso che la verità così cromatica, così anche illusionistica, pompeiana e romana viene abbandonata, perché tutta la sequenza cristologica e della scolastica porta in qualche maniera a una verità di vita completamente diversa. Qui è il grandissimo Simone Martini con la sua morte di San Martino, che è la prima cappella sinistra della chiesa inferiore di San Francesco ad Assisi. La chiesa inferiore, entrando, si
poi volta a sinistra, la prima cappella è tutta affrescata da Simone Martini nel 1313-1316-18. Ecco, qui abbiamo proprio la morte di Simone Martini. È un'iconografia prettamente a tardo medievale, con dei risvolti gotici, dell'ultimo periodo gotico. Quindi ci sono delle verità che tendono un po' alla spazialità giottesca o di Cimabue, ma in realtà i senesi, perché Simone Martini era senese, ecco, rimane lui in particolare legato ancora a una verità tipicamente gotica, quindi con molto oro, con molta luce aurea, e chiaramente le figure sono figure non realistiche. L'espressione comincia già ad esserci, ma è una idealizzazione in qualche modo dell'evento. Qui dunque non capisco perché ci sia prima questa. Come? No, la Domus Aurea è precedente. Guarda un attimo qua. Infatti, forse è stata saltata. Questa è la Domus Aurea, questa è la prima di Simone Martini, forse è stata, si è spostato. Allora, infatti, mi sembrava ci fosse un salto un po' troppo ampio, perché insieme a Pompei ha voluto mettere quello che era, diciamo, la reggia di Nerone dopo il 64, dopo il, naturalmente, il grande rogo di Roma. Dal 64 al 68 Nerone si fa costruire questa mega reggia ed è la famosa Domus Aurea, aurea perché addirittura aveva degli inserti d'oro, oltre che pietre preziose, enorme, addirittura prendeva tre colli romani. Ecco, la Domus Aurea oggi, che è conosciuta in molte parti, questo è un interno, e di qui arrivano le famose grottesche che poi prenderanno gli artisti successivi, ma anche quelli rinascimentali, compreso Raffaello. Quindi c'è una realtà qui che viene ripresa dagli artisti successivi. Infatti, qui avevano dei misteri Domus Aurea e Simone Martini. Eccolo qua. Ma com'è? C'è qualcosa che si è confuso con... Perché c'è l'allegoria... No, questo va bene, sai, eh? Va bene. Questo va bene, questo è Lorenzetti. Questo va bene. Sì, va bene. Tanto mi ricordo, scusatemi, ma evidentemente sei stato nel... Nel passare dalla chiavetta al computer c'è stato qualche cosa che ha invertito. Comunque io qui ho anche tutto il sotto, per cui questo comunque è giusto. Faccio un attimo una cosa. Sì, scusate. Provo a mettere la chiavetta così. Viene questo, è lo stesso. Comunque, ecco perché io ho messo in questa realtà, che è una realtà profana, questo, perché ho voluto far vedere come erano gli interni allora dell'alto medioevo, del tardo medioevo, cioè quali erano gli interni del tardo medioevo. Quindi questa stilizzazione proprio architettonica, che è comunque giottesca, ma è anche cimabuesca, ed è anche di tutti gli artisti senesi, da Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, ai due Lorenzetti, a Pietro e ad Ambrogio. Va bene, questo abbiamo già detto, questo è precedente. Dove devo andare? No, c'è questa, ecco, questa qui.
Questa è Ambrogio Lorenzetti, un altro senese del 300, subito successivo a Simone Martini, che guarda Simone Martini, lui e il fratello Pietro. Dunque, questa è l'allegoria del buon governo nella Sala dei Nove, in Palazzo Pubblico a Siena. Lui ha creato un'opera monumentale in cui c'è anche la maestà di Simone Martini, l'opera monumentale, l'allegoria del buono e del cattivo governo. Questa è l'allegoria del buon governo, con tutte le situazioni, questa è la pace, qua c'è la giustizia, qua c'è la sapienza, qui naturalmente c'è la carità, quindi ci sono tutte le allegorie del bene, perché era un omaggio al grande governo senese. Quindi è una situazione proprio di interno, era stato proprio fatto, costruito per il luogo dove è oggi custodito, cioè la sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena. Ecco, dopodiché io invece qua ho la manta, che era prima questa. La manta è una, diciamo, è una realtà architettonica straordinaria di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Allora, perché? Perché è un tipo di architettura, proprio anche questo, del tardo Medioevo e, diciamo, proprio degli sgoccioli del Medioevo, anche se le origini sono più antiche, ma ha avuto diversi, naturalmente, interventi. Ecco, la manta è una... è una, diciamo, per noi come un esempio assoluto di come erano le case nobili aristocratiche del tempo. È una costruzione che ha conservato completamente la realtà pittorica, che si svolge su una teoria di eroi e di eroine proprio del luogo di Saluzzo. Quindi tutto quello che voi vedete qui è una realtà proprio del posto. Vedete come l'ambiente, a differenza della Domus Aurea che è luce pura e oro, qui l'ambiente è molto più ristretto, nell'oscurità. Ecco, non conosciamo purtroppo l'autore, è un pittore anonimo di cui non si è saputo, non si è trovato il nome. Però la realtà della Domus Aurea, che unisce comunque sia la figura sia anche tratti di paesaggio, è una realtà straordinaria proprio per capire qual era la verità del Medioevo pittorico. Adesso ci dovrebbe essere, secondo me, o questo o Antonio da Messina, ma non viene tutti e due. Allora, questo è Jan van Eyck. Jan van Eyck è stato il più grande artista del Rinascimento fiammingo-olandese, insieme al fratello Hubert. Allora, questo è San Girolamo nello studio, ma l'ho messo perché per far vedere com'era immaginato l'ambiente dello studio nel 400. Qui siamo nella prima metà del 400. Allora, Jan van Eyck è colui che ha dato il là al Rinascimento proprio in quelle aree della media Europa. Ecco, allora, quello che colpisce è la realtà lenticolare della rappresentazione fiamminga e olandese, cioè ogni oggetto è assolutamente perfetto nella sua definizione iconografica. Poi naturalmente è un San Girolamo, quindi, che legge, un dottore della Chiesa, cioè, naturalmente il leone, la clessidra, il tempo, ecco, quindi ci sono tutte le realtà allegoriche, ma quello che importa è che lui è il progenitore, Jan van Eyck, della pittura proprio lenticolare rinascimentale di quell'area geografica, che poi sarà maestro di tutte le generazioni successive, tant'è che la scuola fiammingo-olandese rimane la scuola più perfetta da un punto di vista iconografico. Questo, ecco, è invece un altro San Girolamo,
di Antonello da Messina, un capolavoro assoluto. Allora, perché ho messo questi insieme? Non tanto per il fatto dell'argomentazione, quanto della rappresentazione. Antonello da Messina è il pittore rinascimentale italiano più legato a, proprio ai paesi fiammingo-olandesi, perché aveva avuto modo a Napoli, dal maestro Colantonio, di avvicinare proprio la, tramite riproduzioni, pitture, incisioni proprio dell'area olandese-fiamminga. Quindi si era acculturato non tanto e non solo sul Rinascimento italiano fiorentino, ma proprio su questo olandese fiammingo, che ha innestato, proprio ha innestato su quell'italiano. Quando andò a Venezia, Antonello portò questo ventaglio nuovo, proprio fiammingo olandese, e lo inserì sulla cultura mantegnesca di Andrea Mantegna. Come vedete, questo che è un quadro piccolissimo, notate la meraviglia della perfezione prospettica. Pochi quadri, a detta di tutti i critici, hanno la perfezione prospettica proprio tipica del San Girolamo nello studio di Antonello da Messina, perché in un quadro così piccolo ci sono delle aperture di luce straordinarie, e l'aspetto più difficile di questo interno è il pavimento. Assolutamente la prospettiva di un pavimento così lavorato è di una difficoltà inimmaginabile in una superficie molto ristretta. Poi naturalmente anche qui ci sono tutti gli oggetti della iconografia legata a San Girolamo. No, adesso guardo perché veramente non capisco. No, no, adesso sai perché c'è? Adesso c'è lo studiolo di Federico da Montefeltro, questo. Ah no, scusa, con questa realtà di spiego faccio anche fatica a vedere. Allora, questo è lo studiolo di Federico da Montefeltro, che è conservato nel Palazzo Ducale di Urbino, una delle realtà più straordinarie in assoluto del Rinascimento italiano. Dunque, facendo la visita del Palazzo Ducale, dove c'è la Galleria Nazionale delle Marche, voi a un certo punto andrete in questo piccolo ambiente, che è tutto tappezzato di legno intarsiato. Allora, Federico da Montefeltro, nel 400, volle questo studiolo per la sua immedesimazione nelle lettere e nelle arti, e ordinò questo capolavoro non ad uno ma a più artisti. Quali? Lui aveva due artisti fiamminghi alla sua corte, il Berruguete e un artista spagnolo, il Berruguete, e Giusto di Gan fiammingo. Ma oltre a loro aveva una corte incredibile di artisti che andavano da Piero Francesca, naturalmente andavano da Piero Francesca, ma ad esempio a Fra Carnevale, poco conosciuto ma straordinario, a Francesco di Giorgio Martini, a Laurana, quindi artisti straordinari. Questo studiolo qui è stato creato dai fiamminghi, da Melotto da Forlì, perché era là, poi da Francesco di Giorgio Martini, da Benedetto e Giuliano da San Gallo, che lavorò molto in questo studiolo, lavorarono molto in questo studiolo. Poi c'era ancora il Bramante, Baccio Pontelli, insomma nomi straordinari, come vedete, come sentite. Quindi qui hanno lavorato un poco tutti, compreso Botticelli. Quindi un capolavoro assoluto nel mondo, tant'è che questi intarsi difficilissimi da realizzare sono i primi esempi bidimensionali di nature morte nel mondo.
Quindi quando si dice che la natura è morta, è nata forse col canestro di frutta di Caravaggio, è anche vero, o con i grandi naturamortisti del 600 romano e soprattutto fiammingo olandese, è vero fra virgolette. È vero che questo non è un dipinto, però queste sono nature morte, di strumenti musicali, di libri, eccetera. Quindi qui nasce il gusto della natura morta, come memento alla spiritualità. Poi in alto ci sono i ritratti degli uomini illustri di ieri, di oggi comunque. Ecco, questo va bene. Questa è la stanza, la camera picta o degli sposi di Andrea Mantegna. Ecco, vedete come il Rinascimento è ricco. Già abbiamo visto la ricchezza dello studio di San Girolamo in Van Eyck, quello di Antonello da Messina, lo studio di Federico da Montefeltro, poi ricordate il Palazzo Ducale, la ricchezza che ha, e la regola matematica. Qui siamo al Palazzo Ducale, o meglio nel Palazzo di San Giorgio, Castello di San Giorgio, a Mantova, nei Gonzaga. Allora, questa è la camera picta di Andrea Mantegna. Che cosa rappresenta? Non è chiarissimo ancora, però si dice nei libri che questa realtà è legata a quando il Francesco Gonzaga, figlio di Ludovico, divenne cardinale. Quindi c'è l'incontro da quest'altra parte, per la verità, di qua, del padre con il figlio. Ma è più probabile che invece sia successiva, dato proprio la figura di Francesco Gonzaga, una visita cardinalizia sua successiva proprio alla sua investitura, ma successiva negli anni. Comunque quello che importa è lo straordinario impianto, diciamo, iconografico mantegnesco. Apre gli orizzonti. Guardate queste realtà. Cioè, Mantegna fa di questa piccola stanza una sala, soprattutto col famoso oculo, che è la prima apertura illusionistica a trompe-l'œil di un soffitto. E di lì, naturalmente, tutti prenderanno spunto dal 400 in avanti. Questo oculo a cui si affacciano poi dei personaggi, e che apre lo spazio illusorio di questa camera. Non era una camera degli sposi, almeno si pensa così. Qui invece il Duca di Mantova riceveva proprio in udienza privata. Ecco, questo è il pitturicchio. Quindi andiamo in un altro interno, in Vaticano, nei palazzi apostolici. Quindi siamo in una verità altra, ma ugualmente sontuosa e straordinariamente importante. Qui siamo nel pontificato di Alessandro VI, il famoso Borgia, ecco, che volle un suo appartamento con 6 sale e la fece decorare da Pinturicchio, questo grande artista. Ecco, come si snodano? Questa è la sala dei Santi. Si snodano proprio con una iconografia, uno stile che è rinascimentale, fondamentalmente. Ma il Pinturicchio, molto bravo, ecco, per fare piacere ad Alessandro VI, che era un aragonese, ecco, innestò proprio lo stile moresco ispanico su uno stile tardo gotico rinascimentale, quindi un capolavoro assoluto. Qui c'è un Rinascimento che ha immesso proprio il tardo gotico internazionale e lo spirito proprio stilistico della Spagna moresca. Guardo perché credo che adesso che siano in ordine, vero?
Sì, adesso sono in ordine per me. Sì. Che meraviglia. Questa è tutta illusione, perché è tutto dipinto. Questo è il salone delle prospettive alla Villa Farnesina di Roma. La Villa Farnesina è di Peruzzi, un grandissimo artista, architetto anche, Peruzzi. Allora, questa Villa Farnesina fu, diciamo, commissionata da Agostino Chigi, un ricchissimo banchiere senese. Ecco, tant'è che la villa si chiama anche Villa Farnese Chigi, perché poi fu acquistata Alessandro Farnese, il cardinale, ecco perché Farnesina. Bene, il Chigi commissionò queste sale al Peruzzi e la famosa loggia a Raffaello, e questa è naturalmente è al piano superiore ed è tutta un'illusione prospettica. La iconografia sono i miti classici. Questo è, siamo nel 500, la siamo già, non è stato già prima il 400, con l'altra opera siamo all'inizio del 500, qui siamo al 500 pieno, è Palazzo Te, Mantova, Sala di Psiche di Giulio Romano. Palazzo Te è il palazzo di delizia voluta dal Duca di Mantova, proprio per delizia pura. Infatti qui si deliziava proprio in pranzi, in feste, in incontri d'amore con Isabella Boschetti, che era la sua amante. Un palazzo di delizie stupendamente creato proprio da Giulio Romano, allievo a Roma di Raffaello, colui che finì le quattro stanze di Raffaello in Vaticano, quella di Costantino fece lui. Ecco, a Mantova il suo capolavoro è questo. Ricordate sicuramente la sala dei giganti, la caduta dei giganti. Questa è la sala da pranzo ed è naturalmente il mito di Amore Psiche. Allora, io ho voluto inserire, con un po' forzando, un nome straordinario di cui io non ho praticamente mai parlato, che è El Greco. Allora, questo artista fra 500 e 600 spagnolo, pre-barocco, di origine cretese, formatosi in Italia, Venezia e Roma, approdato in Spagna e diventato pittore straordinario a Toledo. Ecco, siccome non l'ho mai ricordato, e c'è quest'opera mirabile che è La cacciata dei mercanti dal tempio, ho voluto ricordarlo, perché ho ricordato Velázquez, Zurbarán, Murillo, e perché non lui, che è stato altrettanto grande, tanto grande che il Novecento l'ha ripreso e l'ha ammirato proprio nei più grandi innovatori del Novecento, in primis Picasso. Picasso considerava El Greco il più moderno dei pittori del suo tempo. Perché? Perché deformava già le figure, perché i colori sono antinaturalistici. Ma qual è il motivo? Perché, essendo cretese, aveva già in sé proprio lo stigma dell'arte orientale, quindi conosceva perfettamente la deformazione dell'arte egizia, la deformazione dell'arte anche proprio medio orientale antica, dell'arte bizantina soprattutto, e quindi aveva portato in Occidente quello che erano le sue radici iconografiche, ed è un pittore assolutamente non realistico, è un pittore che è un visionario dell'arte. Siamo nel periodo di transizione fra maniera e barocco. Quest'opera è del 1600. Questo non poteva mancare.
e abbiamo dedicato una serata al grande Vermeer, però è il pittore degli interni e quindi non potevo trasiarlo. Ho trasiato i conici Arnolfini di Van Eyck, che le feci vedere un altro momento. Ho trasiato anche Las Meninas di Velázquez, perché pure quelle ve le feci così vedere, ma lui no, perché è tutto legato agli interni della sua Delft. Solo due dissi sono i paesaggi di Vermeer, gli altri sono tutti interni, di luce, luce pura. Siamo nella più splendida cultura olandese del Seicento barocco, ma che di barocco ha pochissimo. È una sintesi dell'anima nell'interno della sua anima. Questa è la pesatrice di perle, ma è un titolo assolutamente assurdo, tant'è che oggi si dice più donna con bilancina. Il Seicento, nelle case del Seicento non mancavano certamente nature morte. Diventa la natura morta meglio still living, still life, natura silente, natura silenziosa. Tradotto in natura morta in maniera non giusta, sia in Francia purtroppo sia in Italia. Ecco, le nature morte arricchivano tutte le sale dei nobili e dei ricchi di allora. Quali i naturamortisti più importanti? Questo è olandese, Pieter Claesz, un grande naturamortista della scuola proprio di Delft. Quindi la zona è quella di Arnhem e Delft, quella è la zona in cui la natura morta proprio diventa un linguaggio assolutamente quotidiano. E la scuola olandese così perfetta la si vede proprio dalla perfezione di questa realtà. Sono tavole imbandite, quindi non sono dei memento mori, sono veramente dei momenti di ludici, di vita, conviviali assolutamente attorno al desco. Ecco, questo invece è un napoletano. I Recco sono tre, questo è Giuseppe, importantissimo anche Ruopolo, Porpora, sono tanti i naturalmortisti napoletani del Seicento. Vedete che la natura morta è simile a quella olandese, ma è più oscurata, perché qui c'è la lezione di Caravaggio. Quindi è arrivata anche in Olanda con i caravaggeschi olandesi e fiamminghi, ma a Napoli ancora di più, perché come sapete Caravaggio dopo la fuga da Roma andò a Napoli poi ritornò dopo Malta, eccetera. Quindi è una realtà molto legata all'animo caravaggesco. Questo no. Questo invece è Evaristo Baschenis. Pensate che la famiglia Baschenis lombarda è una famiglia di pittori dal 400, qui siamo nel 600. Evaristo è quello, il naturalmortista degli strumenti musicali. Lui era un musico. Quindi le sue nature morte sono tutte composizioni stupende di strumenti musicali. Ecco, qui c'è invece un qualcosa di vanitas, qui c'è un qualcosa di legata proprio al memento mori, come in tanta natura morta, soprattutto in quelli di Zurbarán. Oh. Un altro interno, e gli interni fiamminghi sono stupendi e quello olandese altrettanto. Questo è Pieter de Hoogh, anche questo olandese, sempre di quella zona lì, quindi la zona di Delft, di Arnhem, di Amsterdam, di Laia, sono proprio i fulcri dell'Olanda. Notate che qui siamo in ambiente la madre, in ambiente sempre secentesco, ma pulito,
non è ridondante. Dove sta la cultura barocca olandese? Sta proprio nella minuzia di ogni segno, nella minuzia di ogni particolare. E questa luce che scorre, questa luce continua, che scorre nella realtà quotidiana. Poi, questo invece l'ho messo perché è un altro artista che non ho ricordato mai, che è Artemisia Gentileschi, un'altra seicentista legata a Caravaggio. Questo è il battesimo di San Giovanni Battista ed è un interno, come vedete. Quindi è il Battista, quattro donne che naturalmente accudiscono, Zaccaria ed Elisabetta. È naturalmente preso dal Vangelo di Luca, come sapete, ma l'ho messo per questo interno, anche questo che ha sentore caravaggesco, perché Artemisia, una delle pochissime donne grandissime artiste, ecco, figlia di Orazio, era una amante dell'arte di Caravaggio, che non ha però mai conosciuto di persona. Qui andiamo per ordine, qui siamo invece in Inghilterra, è William Hogarth. Qui arriviamo siamo naturalmente al passaggio di secolo, andiamo verso il rococò e vedete già la leziosità. Hogarth, grande artista inglese, ironico al massimo. Questa è una delle sei tele dedicate proprio al contratto di matrimonio, ed è una satira, perché si svolge proprio fra un nobile decaduto che mette in evidenza proprio il suo lignaggio, che vuol dare di sposa la figlia a un ricchissimo mercante, non certo raffinato e non aristocratico. E quindi ci sono sei scene dall'incontro fino alla fine. Questa è una delle, è la quarta scena, ecco, proprio della, si vede proprio la leziosità, però si vede anche quanto vuol prendere in giro la società del Settecento inglese. William Hogarth. Questo invece è un italiano di quel periodo, è Giuseppe Maria Crespi, La sguattera. Ecco, vedete che cominciamo ad andare verso, sempre di più verso la pittura di genere, tutto ciò che è storia, che in effetti è sacro, viene abbandonato. Dopo il 600 le famiglie commissionano soprattutto scene di vita quotidiana. Famosi sono i famosi bamboccianti romani, che erano di origine fiamminga, fra l'altro, e olandese. Ecco, sono scene così, scene di tutti i giorni, realistiche, queste che piacciono non all'aristocrazia, ma agli arricchiti del periodo. La sguattera di Crespi, soprannominato lo spagnoletto. Ah, notate. Questo è un francese, questo è Boucher, un grandissimo artista anche lui, la toilette. Ecco, vedete proprio la, non soltanto la leziosità rococò, siamo nel Settecento qui, ma si vede proprio anche come sia leggera la sensibilità dell'estetismo pittorico di allora, che riprende l'estetismo esistenziale di allora. La vita deve essere frivola, deve essere in qualche maniera più leggera di quella che è stata fino ad allora. Il rococò è così, bravissimi pittoricamente, ma chiaramente molto estetismo, il contenuto è il monito, perché sono opere di messaggio ammonitore. Un'altra, questo è Pietro Longhi, il grande veneziano, è l'alter ego di Goldoni, cioè praticamente quello che Goldoni ci ha lasciato in teatro, Pietro Longhi l'ha
trasmesso in pittura. Questa è una scena del ridotto del teatro veneziano, quindi proprio si rifà anche a Goldoni. Ma Longhi è proprio forse il più grande satirico, cioè le sue sono denunce asperrime contro proprio la superficialità degli aristocratici e dei benestanti veneziani del Settecento. Non potevo non ricordare Giovan Battista Tiepolo e i suoi interni. Questo l'ha creato col figlio Gian Domenico ed è la Villa Valmarana o Ainani di Vicenza. Ai piedi dei Monti Berici, quindi a sud di Vicenza, ci sono due ville palladiane, la Villa Valmarana e la Rotonda, di proprietà tuttora della famiglia Valmarana, tutti e due. Allora, la Rotonda è notissima, ma questa è affrescata tutta dal Tiepolo e dal figlio. Quali sono le iconografie? L'Iliade, l'Eneide, l'Orlando Furioso e la Gerusalemme liberata. Questa è tutta l'iconografia che si svolge nelle sale ed è tutto un trompe-l'œil, perché è tutto dipinto questa realtà. Ecco, quindi il Tiepolo, che è il più grande pittore del Settecento veneziano e non solo veneziano, è stato anche il grande fautore della meraviglia di questa villa. Perché Ainani? Perché il primo committente, non del Tiepolo naturalmente, ecco, sembra che avesse proprio una realtà in famiglia, una figlia con questa, una figlia nana. E per non così, per non farla sentire diversa, aveva preso tutta la servitù, proprio tutti i nani, e aveva messo tutte le statue in giardino, tutte statue di nani. Oggi queste statue non sono più nel giardino, i Valmarana li hanno messi tutti attorno alla cinta muraria. Un altro che non ho mai ricordato ed è Goya, un colosso, non soltanto perché l'ha dipinto. Goya è il pittore più incredibile a cavallo fra 700 e 800 veneziano, Francisco Goya y Lucientes. Dunque, voi conoscete i Capricci, immagino, di Goya, pittore incisore straordinario, ammirato dagli espressionisti come uno dei più grandi precursori dell'espressionismo mondiale. E in vita ha fatto fatica ad emergere, perché era al di là del suo tempo. Goya era un visionario, era assolutamente fuori dalla sua epoca. Questo è il manicomio. Ecco, voi guardate la realtà plumbea di questo interno, con questa sola luce che da questa grata, una prigione, e addirittura come le figure siano assolutamente realistiche, è di un realismo spietato. Ecco, tant'è che a lui guarderà molto il nostro Guttuso, soprattutto quando Guttuso rappresenterà una fucilazione, e guarderà proprio la sua fucilazione. Quindi è stato un maestro assoluto. Questa è una delle opere più toccanti di Goya e più veritiere di Goya. Andiamo avanti, Lorenza. Ecco, ma arriva anche in quel periodo il classicismo, il neoclassicismo. Allora, qui siamo in effetti nel classicismo più puro. È Ingres, e questo è naturalmente Odalisca in un interno. Ingres è stato il più grande pittore neoclassico europeo, non solo francese. Allora, l'Odalisca
che lui riprende in un interno chiaramente orientaleggiante, in verità non era questa ragazza assolutamente dedita soltanto ai piaceri nell'harem, era una ragazza che aspirava di entrare nell'harem, ma era una ragazza vergine che entrava alle dipendenze di questo signore, ecco, e aspirando di entrare fra le preferite, pensate voi, dell'harem. Questa è la sua odalisca. Che meraviglia comunque, la pulizia. Ecco, questo invece è il termine di passaggio fra il neoclassicismo e il romanticismo. E Chassériot è un altro pittore importante francese ed è il tepidarium. Quindi, come vedete, l'argomentazione è classica, ma la verità è molto più romantica che classica. È proprio il passaggio al classicismo al romanticismo di... No, ho messo un altro classico, che è David. Ecco, ed è lo studio di... è lo studio di Napoleone. È un altro esponente, David, del classicismo francese. Ecco, ma arriviamo invece al romanticismo ed è Delacroix. Ecco, notate, questo è Donne di Algeri, perché lui soggiornò ad Algeri per un periodo abbastanza lungo e riportò in Francia i colori del Mediterraneo. Ora, notate la differenza fra l'odalisca di Ingres, neoclassica, e Donne di Algeri, l'ambiente sempre arabo, di Delacroix, che è un rinascimentale. Cambia tutto, assolutamente. Qui c'è un'introspezione che là non c'è, cioè là c'è una regola estetica perfetta, qui invece c'è molto di più, cioè qui c'è una verità esistenziale. Se non vado errato, guardando questo quadro, Baudelaire disse che era un piccolo capolavoro di interni, piccolo fra virgolette, cioè nel senso come dimensioni, ma era un capolavoro di interni. Allora, qui siamo nell'Ottocento chiaramente, perché i quadri che ho fatto vedere, gli ultimi, sono della prima metà dell'Ottocento. Ecco, da Ingres in poi. Questo è del 1859 ed è il famoso bacio di Francesco Hayez. Allora, come sapete, il cognome tradisce, ma era veneziano, e quindi ci sono molte lezioni del bacio di Hayez, questo bacio sensuale, è un addio, cioè è praticamente un ragazzo che bacia la sua ragazza perché deve andare probabilmente alle armi. Quindi c'è sotto alla sensualità del bacio, c'è in verità un messaggio diverso. Qui siamo in epoca ancora romantica. Dopo arriverà invece il realismo di Courbet, i macchiaioli di Fattori, eccetera, e gli impressionisti. E di lì, dal realismo courbettiano, nasce l'arte contemporanea. Quindi con questo si chiude praticamente tutto il percorso dell'arte antica. E adesso facciamo un break. Grazie. Allora, la torta Gianni questa sera è Emily, quello della Dickinson. Emily, sì, sicuro. Vero? Ci sono sia anche in Sicilia, ci sono in Sicilia, nella parte occidentale soprattutto, ci sono delle realtà non importanti come quelle di Bisceglie in Puglia, ce ne sono in Sardegna tipo di Menhir anche, ma ce ne sono in Germania, in Francia, in Inghilterra, ovunque, ma anche fuori dall'Europa. Quelli che sono più, forse più monumentali, sono in Irlanda, e questo è appunto è irlandese.
Allora, quello che ci stupisce è la capacità di, queste, di questi uomini, di queste persone, a trasportare delle rocce di questo genere, perché sono di una, sono decine di tonnellate, e sono in genere rocce granitiche, quindi rocce olocristalline, durissime, quindi molto molto pesanti, perché quella zona fra l'altro è molto antica geologicamente. Perché l'ho messa in arte sacra? Perché il dolmen si pensa, che avessero una, fossero naturalmente delle tombe, quindi avevano una componente funeraria e una rituale molto importante. Questo è quello che ci è rimasto, ma sappiamo che erano ricoperti a toros, quindi erano sicuramente, questo è lo scheletro di quello che era la, la, la cella funeraria antica. E quando, quando risalgono, hanno una svariata realtà di datazioni. Questi dell'Irlanda sono circa del 4000 avanti Cristo, quindi siamo già, non è che siamo vicini a noi, ma ce ne sono anche di precedenti, addirittura ce ne sono di, anche di realtà precedenti per un lungo lasso di tempo. Era naturalmente la verità della, del rito della sepoltura di allora, quindi, e si pensa che si svolgessero anche delle, dei riti a livello, più sacrale, quindi dei riti, religiosi attorno a queste realtà. Ecco, la prossima invece immagine è l'immagine che sapete tutti di Sto... Sì? Se sono stata a Irlanda. Io sono stata una cosa così. Sì? In Irlanda, ma sono stata in Irlanda. Sì? Io sono stata male. Male. Sono riuscita ad entrare e c'era un'energia, un'energia pazzesca, almeno io la sentivo così. Sono stata a piangere e sono dovuta uscire. Addirittura. Mi sentivo proprio portare via. C'è un'energia lì vicino a, questi, a queste strutture pazzesche. L'ho sentito ancora un qualcosa di simile, non a questi livelli, ma da alcune persone che ci sono stati in quelle zone, soprattutto in Irlanda, ecco, hanno detto che in effetti percepivano un qualche cosa di diverso, non sapevano bene cosa dire. Tu hai una sensibilità straordinaria, fra l'altro, quindi. Addirittura. Sì. Eravamo un gruppo e sono dei luoghi veramente forti. Sono dei luoghi forti perché secondo me lì si sono consumate, forse, io credo, questo non viene detto nei libri, ma forse anche dei riti di sacrifici proprio. Sono d'accordo. Secondo me nei libri non ci sono, non ci sono dati archeologici possono confermare questo, ma io sono convinto, però, vedendo anche realtà simili in cui c'erano queste verità, che ci fosse di sacrificare, indubbiamente, perché era consuetudine in tutte quelle epoche storiche là, preistoriche là. Ecco, sentite molto più spesso in questa realtà, questa è Stonehenge, come voi sapete, ecco, mentre dei dolmen si è quasi sicuri della loro funzione, su Stonehenge, su questi megaliti, in effetti si è più difficile, anche se quasi tutti concordano su un tempio astronomico, quindi che fosse legato proprio agli equinozi e ai solstizi. Questa circolarità, per la verità, in queste pietre come sono oggi sono state portate, situate in loco di recente. Si è visto il basamento com'era, quindi l'architettura del fondo, però le pietre chiaramente non erano così perfettamente rette come oggi, le hanno rialzate, le hanno portate dove c'era lo scavo. È indubbio che ci fosse una componente astrologica, perché si vede perfettamente la coincidenza con i solstizi e gli equinozi delle aperture, però indubbiamente qui c'erano riti, non, era una, non erano riti funerari, ma c'erano dei riti propiziatori, su questo non c'è dubbio. Ecco, data anche proprio la verità preistorica di queste aree. Quello che non,
cioè che ci stupisce è come abbiano fatto trasportare delle situazioni di questo genere, dei maschi di questo genere, perché la maggioranza sono in un'arenaria silicea molto pesante che si trova circa a 30 km, ma alcuni gneis, che sono rocce durissime, sono rocciolo-cristalline completamente cristallizzate, provengono dal Galles da 200 km. Quindi hanno pensato che ci fosse un trasporto di acqua, ma soprattutto era un trasporto proprio tramite slitte. Quindi è qualcosa di impensabile oggi, per cui questo ci stupisce molto. Ecco, è chiaro, questo è venuto dall'alto, ecco, in questa realtà, Manuela, molte persone hanno provato effettivamente diversi tipi di energia, e questo denota che probabilmente anche qui c'erano riti particolari. Come sapete, Stonehenge si trova in Inghilterra, si trova vicino a Salisbury, nel Wiltshire, quindi proprio nell'Inghilterra centro-meridionale. Andiamo avanti, eccoli qua. Queste sono quasi contemporanee, perché pensate che le piramidi, l'unica grande meraviglia del mondo, delle sette che è rimasta e la più antica, risalgono alla quarta dinastia, quindi al regno antico, sono di circa 25 secoli avanti Cristo, quindi oltre 2500 anni avanti Cristo, e si sono mantenute così. Io l'altra volta vi dissi che probabilmente gli ultimi studi fanno pensare che siano appunto delle costruzioni che imitano la natura, la morfologia del deserto di allora, perché come ho detto il vento e anche le piogge che allora c'erano modellavano la roccia del Sahara in forme piramidali o anche a forme di animali, ma credo che comunque molto sia legato alla cultura mesopotamica e persiana, secondo me, quindi è molto legata anche a tutta una congerie che noi forse non conosciamo del vicino Medio Oriente. Però la morfologia, il territorio, il determinismo è molto importante anche nella cultura di un popolo. Bene, queste piramidi che noi vediamo sempre in mezzo al deserto, in realtà è vero, ma sono vicinissime a Cairo, insomma, e sono Cheope, Chefren e Micerino, le tre più importanti. Sono tre re della quarta dinastia, quindi di quel periodo là, dell'antico regno. Dunque, la meraviglia di queste costruzioni sta certamente nel fatto, anche qui, costruttivo, anche se sappiamo più o meno che impiegavano 100.000 uomini ogni tre mesi, cioè facevano dei turni trimestrali di 100.000 unità, e quindi con dei meccanismi di elevazione. Prima li facevano a gradoni, come quella di Saqqara, e poi dopo le hanno ricoperte, dall'alto verso il basso. Ecco, la realtà delle piramidi, erano chiaramente tombe di questi faraoni, la realtà delle piramidi è l'inclinazione degli spigoli. Negli equinozi proprio il sole scivola proprio sui raggi, sui quattro spigoli con la stessa inclinazione, in quella zona della piana di Giza o di Giza. Ecco, ma c'è la sezione aurea applicata, su questo non c'è dubbio, e quello che è importante è che la loro posizione, che ha avuto molti, insieme a quella della Sfinge, che ha avuto molte così ipotesi, oggi sembra quasi sicuro che riguarda, una meraviglia stupenda, una cosa straordinaria, è la stessa posizione delle tre stelle della cintura della costellazione di Orione, oppure delle ali della costellazione del Cigno. Orione è una costellazione invernale che si vede praticamente quasi in tutto il pianeta, il Cigno è una costellazione invece boreale che si vede d'estate. Ecco, e coincidono tutti e due, ma certamente hanno l'andamento proprio della costellazione di Orione.
Ci sono anche piramidi inferiori per delle regine e poi gli funzionari, perché è tutta un'area sacrale, una necropoli, una meraviglia stupenda. Ecco qua, andiamo comunque un po' più avanti, qui siamo invece molto più avanti, siamo nella diciottesima e diciannovesima dinastia, quindi in un'età molto più avanzata, di massimo splendore dell'Egitto. Questo è il tempio, è impronunciabile, perché le tre grandi donne egiziane sono state Nefertiti, che ho detto prima, Nefertari, che viene dopo, con Ramses II, e questa Hatshepsut. Hatshepsut, questo è la Valle dei Re, ed è naturalmente è il tempio proprio a lei dedicato, e questo è un terno di questo tempio, ecco qua. Questo è invece una, è famosissimo, questo qui è a Luxor, come sapete il tempio di Luxor, che fu terminato anche questo da Ramses II, fu costruito da precedenti faraoni ma terminato da Ramses II. E il tempio di Ramses II ad Abu Simbel è il prossimo, questo qua, che voi sapete essere proprio. Ecco, qui siamo fra il circa il XIII, XIV, XIII secolo avanti Cristo, quindi tempi memorabili per noi. Se pensiamo che Omero sia esistito, ecco, ci sembra lontanissimo da noi, in effetti se non vado era dell'VIII secolo, mi sembra, VII, VIII secolo, quindi VIII secolo, sì, perché Safo è un secolo successivo. Quindi, ecco, ci sembrano già quello, un orizzonte temporale assurdo, figuriamoci qui, ecco, dove, come possiamo immaginare qualche cosa. Io dico sempre che il tempio è proprio una costruzione umana. Io quando così parlo di problemi geologici o paleontologici, antropologici, dico sempre, ecco, dimenticatevi assolutamente la nozione del tempio e dello spazio nostro, cioè il nostro spazio, se andiamo nell'universo, non ha nessun valore, quindi noi non siamo spazio, come non siamo tempo, perché qui noi diciamo queste date, queste realtà, ma in realtà nell'universo non è assolutamente che un granello di tempo. Quindi noi siamo veramente delle isole sperdute, delle ferite cosmiche, questa è la verità secondo me. Bene, andiamo avanti, scusate. Beh, il Partenone, vedete che c'è una scansione temporale, il Partenone è del V secolo invece avanti Cristo, ne abbiamo parlato quando fece la sezione aurea. Il Partenone è l'epoca d'oro classica di Atene. Nell'Acropoli Ictino, Callicrate furono i costruttori, Fidia il grande decoratore. Qui c'è la sezione aurea perfettamente riportata, è periptero, cioè è un contorno, un perimetro colonnare, e quindi periptero si dice, ed è il tempio classico proprio della Grecia più alta. Dunque, ecco, questa è una ricostruzione. Questi templi, come quelli ad esempio di Pestum, quelli ad esempio di Agrigento, ma tutti quelli di Egina, di Olimpia, tutti, o di Efeso, cioè tutti i templi di allora. Partenone è dedicato ad Atena, Atena Partenos vuol dire Atena Vergine. Allora, dunque, dicevo, tutti i templi avevano all'interno il Naos, cioè una cella in cui era custodita un simulacro o una statua crisoelefantina della divinità. Dentro a Partenone c'era la famosa statua crisoelefantina, cioè Avorio e Aurea, di Fidia, dedicata a Minerva. Una delle sette donne del mondo era la famosa statua di Zeus ad Olimpia, di Fidia, crisoelefantina. Ecco, la statua crisoelefantina, o non crisoelefantina, con altri materiali, cioè la statua della divinità, era costruita nel Naos, così, la cella, dentro a questi templi.
In Aos non sono quasi rimasti per niente, perché sono generalmente i tempi ormai erano lignei, e quindi le finiture, i tetti, per cui abbiamo gli spazi ormai aperti. Ma la realtà era proprio questa: c'era proprio la stanza, c'era un anti-Naos, e poi c'era un Naos e anche un post-Naos in alcuni, proprio in cui potevano entrare soltanto gli adepti. Ecco, qui invece andiamo proprio dentro gli Etruschi, le tombe degli Etruschi, che ho preso naturalmente quelle di Tarquinia, che sono le più note, fanno parte insieme a Cerveto, detto prima, dell'UNESCO, Patrimonio dell'Umanità. Quindi, allora, se quella di Cerveteri è la Banditaccia, si chiama, qui si chiama Monte Rozzi, è vicino a Tarquinia, questa è la tomba dei tori di Tarquinia. E notate la meraviglia ancora di queste tombe, che si sono conservate proprio perché sono sotto dei tumuli, mentre quelle di Cerveteri sono proprio dei toros, quelle di Tarquinia sono sottoterra, sono completamente ipogee, e si sono conservati gli affreschi per questo motivo. Non si possono visitare tutte, si possono visitare ad intervalli, come sapete, proprio per mantenere. Questa è forse la più bella, è la tomba dei leopardi. Siamo sempre a Tarquinia, beh, leopardi capite, perché qui su questa realtà ci sono due leopardi. Allora, è una tomba quadrangolare con tetti a due spioventi e una, naturalmente, questa parte centrale che è invece orizzontale al piano di Calpestio. Ecco, qui andiamo in una realtà, queste tombe qua risalgono dal VI, V, IV fino al III secolo a.C. Le tombe di veramente etrusche datano anche dal VII secolo fino al III. Dunque, qui siamo a Petra alla romana Petra, perché la Petra Nabatea è una realtà molto più antica, è una realtà comunque rocciosa. Cioè, sono delle sculture rupestri, sapete, in Giordania, nella zona centro-meridionale, area desertica, questi monumenti straordinari erano indubbiamente anche queste probabilmente delle tombe, oppure degli ambienti chiaramente per riti. Ora, nel tempo si sono succeduti, quelli che noi abbiamo oggi sono quasi tutti del periodo romano, quindi del primo secolo, inizio secondo secolo dopo Cristo. Meravigliosi, ma vedete che la architettura è quella di Roma, insomma, l'architettura classica. Ecco, Roma aveva una verità molto particolare, aveva diversi di questi templi piccoli e grandi, cioè accanto a templi maestosi, come ad esempio il Colosseo, che è una delle sette meraviglie della contemporaneità, ecco, aveva anche dei templi più ridotti. Questo è conosciuto come il Tempio di Vesta, ma non è esatto. Il Tempio di Vesta è un altro, questo è il Tempio di Ercole Vincitore. Ed è un circolare, questo è del secondo secolo invece avanti Cristo. Dunque, il circolare è monottero, cioè ha un'unica cintura colonnare attorno, con capitelli corinzi. Era un tempio dedicato ad Ercole, che propiziasse un buon raccolto in olio, in olive. Infatti fu costruito da un ricchissimo mercante agricoltore proprio di ulivi. Questo invece è una tomba a Cerveteri, questa è la tomba dei rilievi, è una tomba del III secolo. Ecco, questi sono tutti i rilievi, questi qui che voi vedete, ecco, in realtà conservatissimi. Ecco, Cerveteri non ha tombe, o quasi non ha, forse quasi davanti ci vorrebbe, scusate il misticcio italiano, cioè non ha tombe che abbiano conservato affreschi. Ho messo in quasi perché invece qualche lacerto c'è, cioè qualche tomba con qualche
così sporadica presenza di affresco c'è, ma essendo dei tolos in genere con il dromos davanti, cioè il dromos è il corridoio d'ingresso, ecco, quasi a livello del piano di Calpestio, non si sono conservati gli affreschi, ma la cosa di segreto è straordinaria comunque. Proprio dal punto di vista, così vedendola, proprio si vede entrare in una città dei morti, era proprio una necropoli all'aria aperta. Invece Tarquinia dal di fuori voi non vedete quasi nulla, ecco, dovete entrare proprio in queste realtà ipogee e poi vi si apre un universo fantastico, cromatico, che è, beh, questo lo conoscete tutti, questo è il Pantheon. Primo fu fondato da Adriano, siamo nell'inizio del secondo secolo dopo Cristo. Allora, è un'opera straordinaria, considerato forse il più bel monumento di Roma, perché è quello che si è conservato integralmente, e quindi, o quasi integralmente. È un monumento incredibile che ha una particolarità geometrica. Ha la stessa, cioè il diametro di base di questa circonferenza, di questo cerchio, è uguale all'altezza ed è di 43,44 metri, quindi ha una situazione perfetta da un punto di vista spaziale. Allora, Pantheon dedicato a tutti gli dei del passato, del presente e del futuro. Oggi è, sapete, è una chiesa di Roma, e ha alcune tombe notissime, ad esempio quella di Annibale Carracci, quella di Raffaello e di alcuni re di Calasavoia. Qui invece siamo in una delle catacombe più note di Roma, vicino a Roma, sull'Appia Antica, sono qui di San Callisto. Ecco, sapete cosa sono le catacombe, che è del secondo secolo dopo Cristo, anche questa forse verso la fine del secondo secolo, ed è proprio costruita, proprio fatta costruire da Callisto, che diventerà poi Papa successivamente. E quindi è una realtà, sapete che Roma è veramente il centro delle catacombe, sono nate naturalmente come zone funerarie, ma indubbiamente c'erano riti sacri importanti. Nel mondo, questa è una ancora delle sette meraviglie del mondo contemporaneo, comunque alto. Le sette meraviglie del mondo contemporaneo non hanno lo stesso valore di quelle antiche, cioè che cosa voglio dire? Che quelle antiche erano proprio a furor di popolo, e quindi le sette meraviglie del mondo antico erano veramente democraticamente state elette. Queste invece sono state elette da un imprenditore privato, ecco, che ha fatto così, ha preso dei sondaggi, naturalmente anche in maniera sponsorizzanti, e perché eleggessero queste sette meraviglie del mondo contemporaneo, e una è questa, ma al di là di questo, ecco, questa è El Castillo, ed è naturalmente a Chichen Itza, nello Yucatan messicano, ed è una delle piramidi più importanti del periodo Maya. C'è anche impresso l'architettura stilistica tolteca, ma è soprattutto Maya. Queste erano delle realtà, anche queste astronomiche, indubbiamente c'è una componente astronomica, perché anche qui i raggi del sole scivolano su queste pareti. Ed è dunque questa piramide dedicata al serpente piumato, che era proprio era il simbolo veramente di questa civiltà. Questa è un'altra di queste meraviglie del mondo attuale. Questo è il Tempio del Sole a Machu Picchu in Perù. Siamo a 2430 metri vicino a Cusco, Cusco è ancora più alto, quindi 3300 metri, e sulla valle dell'Urubamba, qua, in mezzo alle Ande, c'è un mistero. Comunque questo indubbiamente deve essere il luogo più importante proprio
per il rito. Si pensa che addirittura l'imperatore Inca fosse l'avesse costruito come sua dimora ultraterrena. Allora, Machu Picchu è un luogo quasi irraggiungibile, volutamente. La cultura Inca è la cultura del sole, quindi doveva assolutamente soltanto colloquiare cielo e terra in un punto in cui i terrestri non dovevano assolutamente raggiungere, arrivare, voglio dire. Quindi era volutamente fuori dal mondo più conosciuto. E qui c'era questa cittadella molto prospera, molto ricca, ecco, con questo culto assoluto, di cui però noi conosciamo ancora molto poco. È una scoperta continua, c'è un connubio, la morfologia e costruzione straordinario. Ogni anno si scoprono cose nuove a questo Machu Picchu. Ecco, non dimentichiamo che c'è anche altro mondo. Questo è Angkor Wat in Cambogia. Allora, non ho detto comunque le datazioni. Comunque il periodo Maya, tornando prima, va dal genere attorno all'anno 1000, va dal VI, V secolo fino all'undicesimo secolo. Il periodo Inca, questo di Machu Picchu, arriva addirittura al 1400. Qua siamo nel 1100-1200, siamo ad Angkor. Allora, l'architettura è l'architettura classica Khmer, è un classico orientale. Questo tempio è enorme, circondato a quadrilatero da un fossato, quindi isolato. Vedete che queste realtà templari erano quasi sempre isolate dal mondo. Ora, era dedicato a Vishnu. Quindi era un tempo induista, brahminico. Sapete che la Trimurti è Brahma, Vishnu e Shiva. Ecco, è dedicata a Vishnu. Attualmente no, attualmente è un tempio buddista, ma la meraviglia di queste costruzioni, cioè questo è un altro, questo è Ellora, è la regione di Marakaska, qualcosa di questo genere, nel Deccan occidentale. Allora, questo è un tempio rupestre. Ci sono 34 grotte e 34 templi. Sono scavate nella roccia, lì ci sono monti antichissimi che sono i Ghati occidentali, quindi sono scavati in queste rocce, questi templi straordinari, e sono divisi nelle loro religioni a secondo delle tre religioni principali dell'India. Ci sono un gruppo di questi templi e grotte che sono dedicati soprattutto al dio Shiva, quindi alla divinità più importante del brahmanesimo, insieme a Vishnu e a Brahma, ma il brahmanesimo oggi induista addirittura adora forse più di tutti Shiva, che è un dio molto più univoco. Ecco, allora, una parte dedicata al dio, alla religione al brahmanesimo, una parte alla regione buddista e un'altra parte alla regione jainista. Questa parte qui è invece, che ha un nome quasi impronunciabile, comunque è il gruppo di Ellora, Kailasan, è brahminico. Oh, adesso andiamo da noi. Questa la conoscete tutti, questo è il mausoleo di Galla Placidia. A Ravenna forse non è nato come mausoleo, probabilmente legato alla basilica di Santa Croce, non a San Vitale, che è successiva, nel secolo successivo. La storia dice che fu eretta da Galla Placidia, figlio di Teodosio, per un momento funerario suo, ma in realtà lei è morta a Roma e probabilmente sepolta a Roma, quindi non è chiara la funzione di questo tempietto, anche se è stato sempre un mausoleo perché ci sono effettivamente dei sarcofagi. Dunque, la struttura musiva è straordinaria
ed è ossimorica con la semplicità dell'esterno. È incotto, come sapete, l'esterno semplicemente rude, ecco, all'interno si apre questa meraviglia anche astratta di cielo. Ecco, tutto questo, qui siamo nella prima metà del V secolo dopo Cristo. Qui invece siamo a Santa Sofia, a Hagia Sofia, cioè la grande sapienza, la Santa Sapienza a Istanbul. Dunque, tre volte costruito questa chiesa, l'ultima volta da Giustiniano, notissima per i marmi e per i mosaici, è una perfetta coniugazione fra un rettangolo pavimentale, la cupola, questa cupola che ha luce in tutta la circonferenza. Dunque, è stata una chiesa che ha avuto diverse situazioni, da greco ortodossa cattolica fino a islamica, ma con l'avvento nella prima parte del Novecento di Ataturk è museo. Gli islamici vogliono assolutamente che diventi chiesa musulmana, ma il governo di Ankara questo non lo permette, ha aperto soltanto un luogo limitrofo in cui si possono svolgere riti di qualunque religione. Ora, è meravigliosa questa realtà qui, questa è unica al mondo, prende luce di qui, ecco, ed è sorretta da queste tre vele e pilastri, quattro scusate. Qui torniamo ancora a Ravenna, questa è invece la realtà musiva più ampia del mondo, siamo a Santa Plenaria del Nuovo, non in classe, che è successivo, questo comunque del VI secolo, il secolo dopo Galla Placidia, è nata come basilica ariana sotto Teodorico, poi diventata naturalmente invece cristiano-cattolica. Allora, stupenda la teoria delle vergini e dei martiri. Ecco, una teoria esce dal castello, proprio dal porto, dal castello, scusate, di Teodorico, e quindi si apre in tutta la realtà. È stata in parte monomessa nella parte alta e la parte bassa, ma la parte più importante, che era quella musiva, sia questa sia da quest'altra parte, sono i martiri, è fondamentale. Bellissimi tre magi con questi berretti rossi frigi. Ecco, l'abside invece, che fu distrutta purtroppo da eventi bellici, è barocca. Questo è un esempio di un tempietto che pochi conoscono, è dell'VIII secolo, è un tempietto longobardo, UNESCO anche questo, perché è un esempio rarissimo, ed è a Cividale del Friuli, unisce stili longobardi con stili invece prettamente italici. Importanti le teorie di sante, ecco, che hanno una ambivalenza stilistica. Questo tempietto, il nome è veramente Santa Maria in Valle, ma è il tempietto longobardo appunto di Cividale del Friuli. Oh, questa è una basilica che tutti conoscete, ed è la basilica romanica di Pomposa. Ho messo questa perché, non solo perché è così, è vicino a noi, ma perché è una delle basiliche che ha conservato intatto il ciclo degli affreschi di allora. Allora, la basilica di Pomposa è importantissima nel periodo, qui addirittura Guido d'Arezzo inventò la sua notazione musicale e nominò le note musicali, ma poi il maestro dei monaci era Pier Damiani. Ecco, quindi una realtà abbaziale straordinaria. Nasce circa nel IX secolo dopo Cristo, dal IX secolo in avanti, come comunque Polenta. La chiesa di Polenta, i primi documenti, la chiesa di Dante, risalgono al IX secolo. Questa dal IX secolo in avanti, ma nasce come abbazia importantissima, tant'è che poi anche le costruzioni attorno, dove c'è il museo, dove c'è il refettorio,
ecco, sono nei due sei, in base alla ragione, sono importantissime. Ecco, ha avuto nei tempi degli interventi successivi. Allora, meraviglioso il pavimento è opus sectile, quindi è un tipo di mosaico di origine romana, ecco, come iconografia. E poi abbiamo iconografia che troviamo anche nella villa di Piazza Armeria del Casale. Poi abbiamo alle pareti, tutte le pareti, compresa la contraffacciata che è a giudizio universale, abbiamo tutte le storie del Vecchio Testamento, del Nuovo Testamento, poi storie cristologiche nel catino absidale con Cristo in maestà e la Vergine. Questo ciclo di affreschi è invece della fine del Medioevo, del 1351, ed è di Vitale da Bologna, che è stato uno dei più grandi pittori frescanti dell'ultimo Medioevo bolognese. Di scuola, chiaramente tutti come i riminesi, di scuola in qualche modo giottesca, quindi sono tutti conservati. Quindi, e le basiliche romaniche, che l'ho messa come esempio del romanico, erano tutte affrescate. Non esisteva basilica romanica che non avesse la Bibbia Pauperum proprio attorno, quindi erano tutte realtà dipinte. Questo è un altro interno sacro romanico del 1100, ed è la tutta l'altra, il battistero di Pisa, quindi di Nicola e Giovanni Pisano, con interventi successivi che l'hanno molto, soprattutto nella cupola, deteriorato, ecco, ma l'impianto è rimasto identico. Gli archi, come vedete, sono a punto sesto e quindi è un romanico. Ecco, questa è la famosa cattedrale di Monreale, accanto consiste un chiostro fantastico. Questa è una delle più belle opere musive bizantine siciliane, quindi la cattedrale di Monreale è un capolavoro assoluto di mosaici bizantini non antichi come quelli di Ravenna, che sono fra i più antichi al mondo, perché ho detto V-VI secolo, questi risalgono invece al XII secolo, più o meno, XIII secolo. Ecco, dal romanico, e quindi, perché è chiaro che si va nel Medioevo dal paleocristiano al bizantino al romanico, arriviamo quindi paleocristiano, bizantino, romanico, gotico. Il gotico, questa è la cattedrale di Saint-Denis ed è il prototipo delle cattedrali, questo è il 1100 e qualcosa, delle cattedrali gotiche francesi. Saint-Denis, molto amata dai reali di Francia, dunque è allora il gotico si distacca completamente dal romanico perché diventa proprio assolutamente verticale. Il romanico è orizzontale, il romanico ti avvolge nel suo chiaroscuro di penombra, ecco, il gotico invece ti avvolge nella luce e infatti vibra della sua verticalità, delle sue finestre. Il gotico non ha dipinti, ha finestre, come sapete, policrome, meravigliose, quelle di Chartres, e ha invece la Bibbia Pauperum è scolpita, è ricca di sculture a tutto tondo o a rilievo, basso, medio o alto, ma non ha pitture. Chiaramente è una realtà ingegneristica straordinaria, d'altronde ha bisogno di contrafforti per sostenerle. Più importanti sono Notre Dame de Paris, quella di Chartres, Rouen, Reims, quella di Bourges, quella di Saint-Denis. Queste sono le più importanti cattedrali gotiche francesi. Oh, questa invece è una cattedrale sempre successiva alle sue del 400, è ad Exeter in Inghilterra. Ed è particolarissima perché chiaramente si vede che ha gli archi a sesto acuto, come tutte le cattedrali gotiche, non gli archi a tutto sesto come il romanico, no? Gli archi sono a sesto acuto, ma è un intreccio straordinario nei costoloni del tetto.
incredibile, non c'è soluzione di continuità. Ed ha questa vetrata fantastica, come tutte le cattedrali di quel periodo. Questo è un tanto gotico. Gotico italiano, la chiesa superiore di Assisi, San Francesco. Come sapete, vedete che anche qui abbiamo appunto le crociere in verticale, abbiamo naturalmente gli archi a sesto acuto. Ecco, è la chiesa con le più belle vetrate gotiche d'Italia, risale al XII secolo, Gregorio IX con frate Elia da Cortona. Sapete, qui c'è la teoria straordinaria di dipinti dedicati a San Francesco nell'abside di cima 2, nelle pareti laterali di Giotto. In parte di Giotto, con aiuti di Giotto, c'è una vertenza aperta, non è tutta giottesca. Le uniche opere sicuramente giottesche in Italia sono gli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Padova del 1303-1304. Ecco, quelle sono di Giotto, queste sono di Giotto e aiuti. Andiamo al Rinascimento, lasciamo il Medioevo, andiamo al Rinascimento con la meraviglia assoluta, geometrica, perfetta, lapidaria, quadrato e cerchio, e di lì non si esce, di Brunelleschi. Il Rinascimento fiorentino nasce in architettura con Filippo Brunelleschi. Ho detto tante volte, in pittura con Masaccio, soprattutto con gli affreschi del Carmine, la Cappella Brancacci del Carmine a Firenze, e naturalmente in scultura con Donatello. Questi sono i tre padri del Rinascimento italiano, fiorentino, canonizzato nel 1440 circa dal libro famoso di Leon Battista Alberti. Allora, è chiaro che un grande prospettico rinascimentale è stato quello della Francesca, della prima età e anche della seconda età del 400, ma anche Melozzo da Forlì, che fu assieme a quello della Francesca a Urbino nel Palazzo Ducale. Bene, qui siamo alla Cappella Pazzi accanto a Santa Croce a Firenze del Brunelleschi. È un ambiente assolutamente perfetto da un punto di vista stilistico. Si gioca tutto sul quadrato, sul rettangolo, semicirconferenze e cupola circolare. La cupola circolare è inscritta addirittura nella base della cappella della famiglia Pazzi. Qui siamo in un'altra chiesa mirabile. Mirabile, appunto, ecco, è la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. Questa chiesa, voluta da Ludovico il Moro, ecco, chiamò per il tamburo della chiesa, stupenda cosa, chiamò il Bramante, è un capolavoro bramantesco. Sapete che nel suo refettorio c'è il cenacolo di Leonardo. Questa è una delle grandi meraviglie, evidentemente, della italiana. È una chiesa fantastica, ma è il tamburo che è qualcosa di straordinario. Qui siamo in una camera poco conosciuta del Cinquecento, ci spostiamo dal 400 precedente al 500. Siamo a Parma, la camera della Badessa. La Badessa si chiamava Giovanna Piacenza, fece costruire il suo appartamento privato affrescato dal Correggio, e incredibilmente, ma fino a un certo punto, tutta questa teoria, ecco, del soffitto dedicato alla dea Diana, perché era considerata la dea della castità. Qui il Correggio ha superato se stesso, ma il Correggio è notissimo per le cupole del Duomo di San Giovanni Evangelista a Parma, in cui c'è la luce aurea che sprigiona una sacralità straordinaria. Qui siamo invece in San Pietro a Roma, dopo diversi naturalmente progetti, dal Bramante fino a Michelangelo, Bernini nel colonnato antistante, fu completata dal Maderno, fu completata nel 1626. Ecco, è in stile rinascimentale e barocco. Quindi, soprattutto quando ha messo mano tutto nel baldacchino e nell'abside di Bernini, il Bernini è l'esperto del barocco italiano più importante in architettura.
La struttura però nasce da progetti rinascimentali, quindi è un connubio rinascimento barocco. Questa è una chiesa in cui il barocco, in tutta la sua magniloquenza, sgorga da ogni pietra. Ed è la chiesa, una chiesa non così conosciuta, la chiesa di Gesù, non a Roma, non quella di Roma, ma di Palermo. Questa è a Palermo e vedete, è meravigliosa nella sua magniloquenza. Uno può anche dire, ma il barocco però porta poco alla preghiera, ma il barocco non era questo che voleva. Il barocco doveva apparire nella sua grandiosità, nel suo lucore. Ecco, questo doveva fare. Non era il romanico che era assolutamente pura trascendenza francescana. Qui abbiamo assolutamente il bisogno della Chiesa di far vedere ciò che è, anche dal punto di vista temporale. Ecco, stiamo per finire. Questa è la chiesa o oratorio di Sant'Uberto. Oggi è inserito nel tour del Venerdì Reale. Quindi era la chiesa voluta da Amedeo II di Savoia, era la chiesa della Reggia di Venerdì Reale. Solo che poi ebbe una periodo di decadenza quando i Savoia preferirono invece Stupinigi, e adesso sapete che è stata ripresa completamente ed è visitabile. Questo è un barocco internazionale, quindi come vedete è molto più sintetico del barocco centro-meridionale italiano. Questo è più lineare, la chiesa di Sant'Uberto. E per terminare abbiamo la famosa rotonda di Napoli dedicata a San Francesco di Paola, dai Borbone naturalmente, ecco, che vollero chiudere l'emiciclo di Piazza del Plebiscito, dove c'è il Palazzo Reale, con una chiesa importante. L'architetto era Pietro Bianchi da Lugano, è la sua opera fondamentale, ecco. Sono 34 colonne in stile corinzio che sostengono una cupola naturalmente circolare con lacunari, eccetera. E questa siamo nella realtà neoclassica dell'Ottocento. Cioè, mentre prima abbiamo visto un barocco che continua anche nel Settecento, perché le chiese precedenti erano dal 600 fino al 700, quindi un barocco che va proprio a spostarsi verso anche più del Rococò, mentre nell'Ottocento questa è la chiesa tipica ed è un neoclassico puro. Infatti si vede proprio dalla teoria di colonne e da tutta questa linearità che presenta nelle emergenze architettoniche. Ecco, qui chiudo, e quindi è un excursus molto veloce, molto sintetico, direi estremamente sintetico, e spero che così, insomma, di essere riuscito in qualche maniera a darvi un'idea di questo andare nel tempo all'interno della propria anima, sia a livello profano sia a livello sacro. L'altra volta abbiamo fatto i giardini. Bene, io dissi i giardini sono luoghi di transizione fra l'interno e l'esterno, fra il nostro mondo quotidiano e il mondo sconosciuto. Il giardino è di transito, è una zona di transito che lega il conscio con l'inconscio. Quindi è una metafora. Bene, allora, è chiaro che queste realtà interne, ecco, sono sempre un ritorno dentro se stessi. Quindi dal giardino torniamo dentro, perché non riusciamo quasi mai a oltrepassare il giardino della nostra anima. Cioè, riusciamo ad andare nel giardino dell'anima e guardarci intorno, ma è come se ci fosse una siepe o un fossato.
Avete visto anche qui, sempre, non le ultime, ma i primi, circondati sempre da qualcosa di divisorio. Bene, l'importanza del giardino è quello di unione, vorrebbe unire effettivamente, ma la storia ci dice che in genere noi torniamo dentro noi stessi, cioè guardiamo dal giardino oltre, a volte ci avventuriamo, poi alla prima caduta torniamo dentro. Ecco perché il mio percorso è stato in questa maniera, cioè torniamo dentro. La prossima volta invece farò proprio gli interni, dal realismo ottocentesco fino ai giorni nostri, quindi gli interni chiaramente di Van Gogh, di Matisse, tutti quelli che da Courbet in avanti arrivano fino alle soglie del terzo millennio, anche nell'arte contemporanea. Ecco, e qui la realtà è più vicina a noi, è ricca, molto ricca, il salto temporale è molto breve, ecco, e spero di darvi una visione invece più analitica, ecco, di quel del periodo che in fondo sentiamo più come nostro. Chiudo con una ancora lettura della grande Emily Dickinson. Grande allieva, tra virgolette, di Walt Whitman. E poi mi piace Emily Dickinson perché ha molte poesie certamente tristi, legate a se stessa, poesie d'amore anche, ma anche a volte un'ironia che è straordinaria. Allora, ho scritto lei perché appunto per la sua stanza, e questa poesia parla proprio della sua stanza. Io so bene che dentro la mia stanza c'è un amico invisibile. Non si rivela con qualche movimento, ne parla per darmi una conferma. Non c'è bisogno che io gli trovi un posto. È una cortesia più conveniente l'ospitale intuizione della sua compagnia. La sua libertà che si concede è di essere presente. Né io né lui violiamo con un suono l'integrità di questa muta intesa. No, non potrei mai stancarmi di lui. Sarebbe come se un atomo ad un tratto si annoiasse di stare sempre insieme agli innumerevoli elementi dello spazio. Ignoro se ha visti anche altri, ma se rimanga